105 gradi, ragazzi. Ho usato questo tappo che avevo, proprio una cosa lercissima, e si sente perdere qualcosa qua. Au. Non riesco. Eccolo. Perché si sente perdere. Qua perde pressione da qua al lato tappo. E adesso è iniziato. Ho spento la macchina che segnava 105 gradi, la diagnostica. Ho aperto il cofano e non faceva niente. Ora è iniziato adesso. Perché sentite che qua perde, sfiata. Si vede che non è buona la vaschetta. Scusa un po', ma. Vedi che stai evacuando la pressione? Secondo me non fa pressione quel vecchio tappo. E adesso si sta. Allora facciamo una cosa: siccome io ho l'altro tappo, no, c'ho un altro tappo, quello originale, vecchio, vecchissimo, che sostituì. Vediamo un po' se riesco a togliere questo qui senza. Ma non penso. Torno a casa, va. E vediamo un po' se di farlo raffreddare. Devo provare l'altro tappo. Ok, allora 105 gradi. Ancora seconda parte del test con il tappo, quello diciamo originale della macchina, c'ha 20 anni. Allora, non si sente nessuno sfiato. Non si sente nessuno sfiato. Aspettiamo. Vediamo un po'. Forse è meglio allontanarsi, no? Metti che scoppia, ma non penso, dai. In fondo mi vuole bene la macchina. Oh, ragazzi. Cioè, che poi qua proprio scorci bucolici della città di Pescara, o in mezzo al nulla, forse anche qualche temporale. Però, oh, ripeto, qua non succede più, cioè, nel senso, non bolle più. Mi sa che è il tappo nuovo, che poi confrontandoli, cioè, sono uguali, però la stampigliatura è fatta diversamente, quindi non sarà mica contraffatto o difettoso, può darsi, ma non saprei. E qua gente passa e quindi insomma non bolle, cioè non bolle, ragazzi, è il tappo. E allora lascio questo questo quello vecchio originale e vabbè. Che devo fare? Meglio così, no? Non bolle. Cioè, aspetta, no? Proviamo ad accendere. Qua c'è la radio, Virgin Radio. Liquido. Gira perfettamente. Va e non fa una piega, proviamo a richiudere. Ragazzi, è qua tutto tace, tutto è qua, c'è qualcosa, ma perché prima ho. Colpa mia, infatti anche là un po' bagnato, però voglio dire, signori, qua è il tappo. Problema risolto, ci lascio qua, che cazzo me ne frega. Problema risolto, sostanzialmente. Un saluto dal nulla praticamente.